La passione per le stragi. Ogni paese ha le proprie stragi. Oggi siamo di fronte alle stragi compiuti dai fanatici dell'ISIS, però anche noi abbiamo conosciuto le nostre stragi, cari amici. Strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Una bomba esplode a Milano, provocando 17 vittime e 88 feriti. Vabbè, poi continua. Strage a Piazza della Loggia, 28 maggio del 74. Una bomba esplode a Brescia, uccidendo 8 persone. Strage dell'Italicus, il 4 agosto del 1974. Una bomba ad alto potenziale esplode sul treno Italicus, provocando 12 morti e 48 feriti. Strage di Via Fani. E il 16 marzo 1978 Aldo Moro viene rapito e 5 uomini della scorta vengono uccisi. Vabbè, poi omicidio Aldo Moro. E continua. Strage di Bologna, 2 agosto 1980, un ordigno esplode nella stazione centrale, uccidendo 85 persone e ferendone una quantità enorme. Non si sono mica trovati poi tutti gli autori di queste stragi, capito? Vabbè, potremmo parlare anche della strage del giudice Falcone. Giudice Falcone in automobile, una fila di automobili, Falcone con la scorta, una fila di automobili. A un certo punto l'autostrada si apre come il cratere di un vulcano, c'è una grande esplosione e del giudice Falcone e della scorta restano solo i frammenti. Ecco, cari amici, poi sono rimaste pressoché impunite queste stragi. Allora non c'erano gli islamici, non fu colpa degli islamici se ci furono queste stragi, Fu colpa di altri fanatici. E adesso ci sono i fanatici dell'ISIS, del califfato, capito? Appunto c'è una passione per le stragi. Però l'umanità va avanti lo stesso. L'umanità va avanti lo stesso. La stagione delle stragi che abbiamo conosciuto noi italiani e non aveva niente a che fare col fanatismo islamico. Invece oggi le stragi, specialmente quelle francesi, adesso nel Mali, hanno a che fare con un altro fanatismo che è il fanatismo islamico. Ok, cari amici, tanto per ricordare, va bene che esiste una passione per le stragi. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.